Le devo bannà. A voi, signori. Prendi la macchina, una di quelle là. A lei. Secondo un micro? Vabbè, Ninja, piglia la macchina, dai. Dai, no. Vabbè, dai, la spono io a Odani. Pesa? Ok. Andiamo, signori. Ciao, ragazzi. Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia, raga. No, secondo me sai che non l'hanno capito. Perché minchia, alla fine hanno tutti zitti. Le calcoli sì, alcuni no, lo posso garantire. Castellano secondo me l'ha capito. Vabbè, Castellano. Secondo me no, in realtà. Secondo me no, in realtà. Perché poi si è avvicinato e mi fa: oh, ma questo cambio improvviso, come mai? Allora no, non ci ha capito un cazzo, raga. Ok, sono le stavo un attimo fermando Gold. Come stai, Gold? Va bene. Oh, Gold, come stai? Oh, Gold. Ho visto giorni migliori, signori, voi? Bene, bene. Siamo tornati, brother. Tutto a posto. Ah, sì? Sì, domani... Sì, adesso Ninja mi ridà tutta la polizia in mano. Come sarà? Bene? Domani? Lucas. No, non domani, questi giorni. Devo riorganizzare tutto. Torno col PG di mezzogiorno. È successa una brutta cosa. Perché qui mi incammino, si capisce un cazzo. Stanno a tornare i bei vecchi tempi, è chiaro. Speriamo, facciamo un giro. Dai, dai, forza Lazio. Beh, sempre e comunque. Mi hanno detto la nuova centrale avrà le aquile ovunque. Non scherziamo. Assolutamente, gliele mettiamo ovunque, quegli aquilotti. Smith, ti richiamo. No, ma va, se becchiamo, raga, se becchiamo. Dai, andiamo a fare un giro, Danilo. Poi iniziamo con queste radio. Ammazziamoli tutti. Dammi ci uguali. Ma non c'è più. Ragazzi, non accendete la radio. Ma ammazziamo tutti, ma ammazziamo a tutti, infami. Affami. Ma ragazzi, Ninja, portali in assistenza, dai. Portali in assistenza subito questi. Guarda quel Cristo come sta smattando. Ve lo stai togliete quel modificatore vocale. Zio, la risata mi sta piegando su. Ci sta seguendo Bradley. Bradley ci sta seguendo. Ma poi che modificatore vocale? Mezzogiorno è a casa mia e sta giocando. Mezzogiorno è a casa mia e sta giocando dalla mia postazione. Dov'è il problema? Ora che vi siete no, non mettermela, zio. No, no, non ce l'hai quella di mezzo. Sì, ha una voce di mezzo adesso. No, adesso no, è Leo che, no, è Leo che sta parlando con mio adesso. È Leo che sta facendo. È Leo che sta parlando con la mia. Sì, sì, che cane. Oh, bro, comunque. Ma che siete impazziti, raga? È cambiato perfettamente. Questo era Leo, questo raga. Sto parlando con la voce di mezzo o con la mia, raga? Oh, grazie, Ozzy per i bang. Gentilissimo. Andiamo. Togliti la mia, togliti. Ma lo senti? Prenditi la mia voce, bastardo. Ma sta arrivando, ci vai gli altri o no? Sono ancora in casa, vedo. Stanno uscendo. No, dai, metti quella di ninja, metti quella di ninja. Comunque il top sarebbe avere il campionamento di tutti. Il campionamento di tutti e switchare. Cavallumi al tondino. Gente. Mi piace succhiare i cazzi. E che problema ci sarebbe, scusami? Chi sono qui? Nessun problema, volevo semplicemente condividerlo con voi. Ma basta! Minca, ma questi quanto cazzo ci mettono? Si vedono quando arrivano, tranquillo. Minca, oh. Vabbè, se è Leo che sta parlando con la voce di mezzo. Quanto cazzo ci mettono? Aio! Quindi cosa facciamo, ragazzi? Stiamo aspettando qualche arrivo. E meno qui ad aspettare? Ragazzi, mi sentite? Oh, Leo! Adesso è rimessa la mia, dai, sto un po' con la mia. Non mi sembra proprio Leo. Scusa, ma ti piace se c'è di cazzo a te? Ciao a tutti, modo? Sono Leonardo Nioi e sono una testa di cazzo. Grazie mille, mezzogiorno per il 22esimo mese. Grazie mille, mezzo. Come stai? Minca mia, come stai, mezzo? Sono partiti, stanno arrivando. Non ti spaventa un po' la cosa? Non ti sta spaventando un po' la cosa, mezzo?
Non sta più scrivendo mezzogiorno. Secondo me è rimasto pietrificato. Oh, però di la verità, quanto è uguale alla tua? Adesso, a parte gli scherzi, cioè, conta che adesso in questo momento sto parlando senza la cadenza, magari. Ma come si permette? No, e ti dico solo mezzo che siamo andati in polizia ad annunciare il tuo ritorno. Ho detto di non dire niente a nessuno perché ovviamente prima lo devi fare in live. E quindi deve essere una roba segreta. Gli ho detto che Clint sta lavorando di merda. Clint sta lavorando di merda e quindi deve ritornare mezzogiorno. Sì, grazie, entra. Vabbè, entriamo, spariamo lì in testa. Vabbè, fatto... Speed, hai finito? Hai finito di fare il prelievo, Speed? Sulle mani, dai, su, tutte le mani. Ragazzi, stavamo facendo un prelievo, ragazzi, stiamo facendo un prelievo. Facciamo un prelievo e ce ne andiamo. Se ne stanno andare, ragazzi, se ne stanno andare. Io non mi fiderei di quello col pizzetto e la barba lunga. Tirate su quelle cazzo di mani! Quello col cappello mi puzza. Stiamo facendo un prelievo. Minca mia, adesso andiamo via. Io non mi fido di quello col pizzetto, sincero. Sì, sto parlando con te. Me ne sto andare, raga, ce ne stiamo andare, dai. State buoni. Andiamo via, ora andiamo via. Che cazzo? Possiamo andare? Dai, andiamo, buonasera, andiamo, Speed. Buonasera. Ciao, Ninja. Arrivederci. Se becchiamo, raga. Cacci, wow. Quante probabilità c'erano? Antras. Cioè, non è Ninja. Non ci hanno creduto? Ah, certo che è Ninja, ragazzi. Ma... Andiamo, andiamo. Il negoziante non ha soldi. Non è sexy, ci hanno creduto al 100% comunque. Ninja ci ha creduto, Ninja ci ha creduto. Non sto capendo chi sta parlando. Che dobbiamo fare? Non si capisce più un cazzo. L'unico, l'unico che ha capito. Ad è mezzo, non sarà un problema se vado in giro per il server a dire robe bannabili col tuo nome, vero? Com'è che si chiamava? Ecco. Ah no, aspetta, mezzo io ho dato in nuovo. Vai, adesso me lo so. Adesso già ci assomiglia di più, davvero, vero? Guardatemi. Dai, sali, mezzo. Ci assomiglia di più adesso? Non lo so, io. Se sono a piano terra nella casa che mi affiderà lo Stato. Ancora non lo so, sono in affitto per adesso. Ho capito. Sto aspettando che la polizia mi faccia avere un nuovo alloggio. Sono ritornato da poco qui in città. Rintornato? Sì, sono ritornato, sono ritornato. Nel mezzo del cammino della nostra vita. Ma che ha fatto l'alloggio? Me l'ho perso durante un'operazione. No, me l'hanno chiesto in tanti, sì. L'ho perso durante un'operazione. Pensavo in guerra, si fa con questi capelli brizzolati, pensavo fosse più vecchio. Quanti anni ha? Sono vecchio, sì. Taro, non mi sembra il momento di farvi queste domande. Sono appena tornato, vorrei un attimo rilassarmi. No, prego. Ma c'è qualcuno se permetti, lavoro, fammi bere un caffè in pace. Prego, si vuole accomodare, porto la camerina. Scalloni, sì. Come state? E adesso mi accomodo, non ti preoccupare. Sconcapillone. Grazie. Lui, è quello laggiù, lo giuro. Lui era... Arrivederci. Chi cazzo è che ride? Chi ride? Quale, scusi? Quello laggiù. Quello che è uscito? No, lì. Venga. C'è che ride? Stiamo ridendo di te, ragazzo. Stiamo ridendo di te. Perché lui ha messo una mano. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Chi siete voi? Che reparto lavorate? Buonasera. Oh, non l'ho che reparto lavorate? Prima di vederti ancora qua. Addirittura. Le ha messo le mani. Che da domani si torna tutti sotto il mio comando, eh? Comandante, sono dell'antigang questi ragazzi. Sta fronte. Antigang? Antigang, comandante. Da domani Clint fuori dai coglioni si torna a tirare dritto, ragazzi, eh? No, finalmente. Sì. Se mi intrometto, sento il discorso. È un antigang, chi viene a comandare? Probabilmente Black. Probabilmente Black. Sì, ritorna a comandare io. Probabilmente ritornerà Black. Adesso sentiamo un attimo Speed che ne pensa. Mi scusi, Speed, che ne pensa. Sì? Sta urlando. Spiego, siccome che io ho fatto anche il colloquio con tutta la documentazione tranne il famoso certificato balistico, sì. Ora sono in attesa. Ma lei chi l'ha assunta? Chi l'ha assunta a lei? Oh, calma, signorina. Io sono assunta, ho fatto solamente il colloquio con la documentazione annessa, solo che mi manca il certificato. Ma finora ha fatto tutto con Speed, eh? C'è un signore con i capelli di colore con i capelli bianchi che mi ha fatto con il colloquio. Con lo Speed l'ha fatto?
Ah, Speed. E allora devi rifare tutto. Io non mi fido dell'assunzione di Speed. Non mi fido. Non mi fido dell'assunzione di Clint. Rifare tutto. Vi prego, fatemi bere un caffè, ragazzi. Sono appena tornato. Vi prego. Fatemi qualcuno che mi offra un caffè, per favore. Mi offra sto caffè, per favore, e non mi scassi la minchia, dai. Iniziate a chiamarlo capo, che da domani torna a capo dell'antigang. Iniziate a chiamarlo capo. Ci servirebbe. Sì, lo so. Anche per questo siamo tornati. Clint, fuori dai coglioni, a pedate nel culo. Minchia mia, guarda, ma proprio stufato, giuro. Quel vecchio bacucco, guarda. Siamo ritornati, facciamo due chiacchiere, ci ripresentiamo gli altri. Come si è permesso Clint di rovinarmi la polizia che ho tirato su in anni e anni? Un inetto. Come si è permesso? Un inutile, non come si è permesso? Nulla. Signorina, che ne dice di una bella girata con Mauro Mezzogiorno? Ma cos'è che vuole, lo scusi? Una bella girata con Mauro Mezzogiorno? Me se la vuole fare? No, grazie, capitano. Non sei combinato, Coleman. Passo. Ehi, non faccia. Non faccia la preziosa signorina, tanto lo sappiamo tutti che Mezzogiorno ha il suo fascino. Ma non rientra nei miei gusti, sinceramente. Decisamente. Guardi no. Che Gallina Vecchia fa buon brodo, non so se gliel'hanno mai detto. Ho 59 anni, ma ancora mi tira. Scusi, non sento, stanno urlando comunque una ragazza. Grazie per l'invito. Ho 59 anni, ma ancora mi tira. Ancora mi tira. Schifo. Ma che porco, cioè. Ma che schifo. Ma sai chi doveva chiedere a Ascioli? Che porco. Ho perso tutte in guerra. A chi? Portatemela qui. Portatemela, okay. Portatemela qui. Un po' complicato. Portatemela qui, che la rigiro come un calzino. Ma perché sei combinato così? È un po' difficile portare qui Ascioli Babà. Ascioli Babboi. 59 anni, ma cazzo se sono un toro. Cazzo se sono un toro. Così con la faccia, che è successo? Non ho capito questa cosa, che stai dicendo per autoconvincersi che è ancora in campo, cioè non sto capendo. Ma non ce la fa. No, voglio convincere lei, signorina, a farsi un giro con me. Sono mezzogiorno, nessuna si tirerebbe indietro. Facciamo, che ne so, una chirurgia estetica. Io mi tiro indietro invece. Qualcuno sta urlando, mi sta infastidendo. Perché lei non capisce, è evidente. Taro, sono mezzogiorno, mi offri qualcosa da bere, per favore? Domani ritorno a capo della polizia, hai qualcosa da bere, da offrirmi? Sì, cosa hai bisogno? Un caffè, è un caffè, è un caffè. Allora faccia 7 con un caffè. Qui c'è qualche pollastrella che si vuole fare un giro con Mezzogiorno? No, grazie. Quella bionda, quella buridona. No, grazie. Ma siamo seri? Quella là. Ma come si permette a dire di no a Mezzogiorno? C'è scheda qui, ragazzi. Lo dico a Mezzogiorno, a mezzanotte, pomeriggio, sera. No, come si permette di dire di no a Mezzogiorno? Ma come si permette? E capita, non si può sempre avere tutti i sì nella vita, no? Ottimo. Io sono abituato a sentirmi dire sì. Sì, signore. Mi dispiace, ha trovato la ragazza sbagliata. Vieni in caffetteria, dai, fa brava. Vabbè, dopo, ci vediamo dopo. Mi leggero libro, scusate, Dai. Fa brava, dai. Mamma, Laura, Nemmo. Andiamo, Danilo, andiamo, va. Vai.